Salve, bentornati alla decima edizione di Festa di Scienza e Filosofia. Sono Michela e vi parlo dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno. Sono onorata di presentare tre grandi relatori, ve li nominerò in ordine alfabetico: Giulia Bignami, chimica e scrittrice, Edoardo Boncinelli, fisico, genetista, filosofo, grecista, e Giorgio Vallorticara, che è il professore di neuroscienze e stato anche direttore del Centro Inter Dipartimentale Mente e Cervello. La conferenza che ci stanno per proporre ha il titolo di La zattera astronomica, come sopravvivere a un papà scienziato. Lascio la parola a loro, così ci spiegheranno di cosa tratta questa conferenza. Grazie a tutti. Grazie Michela e grazie agli amici di Foligno per averci invitato e per averci così generosamente ospitato. Oggi in realtà qui il mio ruolo è semplicemente solo di far da cicerone, di far parlare Giulia Bignami e Edoardo Boncinelli che dovranno raccontarci qualche cosa, l'una come autrice, l'altro come lettore di questo librino qui, che si intitola La zattera astronomica, che ha scritto Giulia per i tipi di Baldini e Castoldi. E il libro è in buona sostanza il resoconto parziale della vita complicata, ma assai divertente, di una giovane donna che ha avuto come genitori due scienziati, due astrofisici. E in modo particolare il libro è dedicato e si concentra però soprattutto sul padre, Giovanni Bignami, che è scomparso recentemente nel 2017. E quindi, Giulia, inizio con la domanda più tradizionale, più ovvia e banale che si fa agli scrittori, soprattutto quando sono all'opera prima, e cioè quando è che hai deciso di scrivere questo libro e perché? Cioè c'è stato un momento, sei stata spinta da qualcuno? Anticipo anche, diciamo così, una cosa che vorrei chiedere sia a te che a Dado. Dado Boncinelli, nella sua recensione sul Corriere della Sera, sulla lettura, ha sottolineato l'ironia di questo libro, un'ironia fine, sottile, molto aggraziata. E ha detto una cosa che mi ha colpito, cioè dice l'ironia si fa per amore, non per odio e non per indifferenza. È interessante però Bravo. questo aspetto che siamo in presenza, e credo sia asimmetrica la cosa, di una ironia che viene esercitata da una giovane figlia nei confronti del genitore. Non sono sicuro che nella stessa direzione sarebbe apprezzato, sia comune l'ironia. Tutti i genitori sanno, per esempio, che i figli, soprattutto a una certa età, si arrabbiano e si risentono se i genitori sono ironici. E quindi mi chiedo se a Giulia, soprattutto, se c'è mai stato il rovescio, e cioè se suo papà sia stato ironico con lei e se accettava l'ironia. Dunque, mio papà in realtà aveva il difetto di prendermi sempre troppo sul serio. Quando parlava di me e parlava fin troppo di me ai suoi amici, aveva appunto il difetto di trattarmi sempre come la sua figlia genio e mi venerava troppo. Per questo io ho sempre cercato di fare un po' nel mio rapporto con lui quest'ironia che è quella che traspare come mio stile in tutto il libro, che ho deciso di scrivere perché volevo che restasse un mio ricordo. Ovviamente mio papà è stato ricordato in moltissimi eventi pubblici per i suoi contributi scientifici, che sono assolutamente notissimi, ma volevo che rimanesse un mio ricordo che facesse conoscere anche un lato di mio papà che molti in realtà non conoscevano, un lato più personale, inedito, fa anche vedere alcuni aspetti del suo carattere che non tutti conoscevano, come per esempio l'amore per i formaggi stagionatissimi, o per le imprese suicide, Viet Cong, eccetera. Quindi è un po', stato questa la ragione per cui io ho deciso di scriverlo, e non credo ci sia stato un momento catartico in cui,
ho preso questa decisione, è stato più un processo che è iniziato con alcuni dei primi capitoli e poi una volta che avevo preso l'avvio ho continuato a scrivere per il resto dei ricordi che mi sono venuti in mente. Però diciamo che nel mio rapporto verso il papà io ho sempre mantenuto lo stile che c'è anche nel libro, ma ho sempre avuto la convinzione che invece mio padre mi prendesse troppo sul serio. Come può un padre prendere un figlio troppo sul serio? È una cosa che mi sfugge un pochino. Mio padre non mi pensava minimamente ed è stata una grossa fortuna per me. In effetti, forse avere un padre insignificante è molto più produttivo per un figlio che avere un padre smart. Perché lo capisco anche nel caso mio. E dei miei figli un padre smart è ingombrante da tutti i punti di vista e ti pone continui problemi di comportamento e anche di una forma di comportamento e parlare, prima di parlare bisogna pensare, quindi anche un modo di ragionare. Io ho conosciuto il papà, Nanni Bignami, e conosco anche la mamma, quindi io per ridere dico che sono un po' di famiglia. Io ho conosciuto qualche tempo fa il papà che era un vulcano, cioè io poi sono uno tranquillo e tendenzialmente schivo, a parte che chi mi conosce oggi dirà che non è vero, ma insomma, diciamo nel resto della mia vita ero così. Lui era un tornado, mi trascinava di qui e di là, come si legge nel romanzo. Quindi era un rapporto un po' di stima, certamente, ma di indole molto diversa. Però non è che ci siamo frequentati tanto, ci siamo frequentati abbastanza in modo che io mi sono fatto un'idea di questo signore che corrisponde piuttosto bene, devo dire, alla descrizione che la figlia dà nel libro. La cosa curiosa è che da quando lui è venuto a mancare, io ho partecipato più volte di quello che avevo fatto prima a conferenze, manifestazioni, cose in memoria. Per cui la mia vita riferita a Bignami è più postuma che contemporanea. E quindi ho avuto, come dire, modo di guardarmi nel backstage, cioè dietro le quinte, e lui ne aveva tante di dietro le quinte della sua vita. E devo dire, e poi mi taccio, che una delle cose belle di questo libretto, che ho letto volentieri, devo dire, non l'ho letto io, me l'ha letto mia moglie, perché io ormai non leggo più, quindi forse mi ha imbrogliato, ha detto delle frasi diverse delle altre, però lei si è divertita molto, mi sono divertito molto io. Quando dico appunto, ho sentito questo libro, ho capito il piacere e la sofferenza che ci può essere in una figlia con un padre così, molto attaccata, molto fiera e orgogliosa, ma nello stesso tempo, ecco, come detto, un padre ingombrante. Nonostante che lui non si presentasse così, lui si presentava come un giovanotto pieno di idee dinamiche e di modernità, che se c'è una cosa che io odio è chi fa il moderno, perché chi fa il moderno in genere è più antico di tutti gli altri. Però immagino nei panni del figlio o della figlia che cosa deve essere stata. L'ironia di cui ho parlato all'inizio della recensione è una delle realtà della vita, c'è poco da fare. Anzi, di solito quando manca tutto resta solo l'ironia. E quindi è una cosa su cui ho pensato tanto e in questo libro c'è proprio una specie di crème della crème dell'ironia sottile, soffusa, diffusa,
e amorosa. Secondo me l'ironia non amorosa non dà frutti. Giulia, vorrei che tu raccontassi, mi sono ripromesso di non dare troppi dettagli sul libro, perché quelli se li devono cercare i lettori, no? Ma vorrei che tu ci raccontassi almeno l'episodio che dà il titolo al libro, perché mi offre poi il destro per farti una domanda, che è la seguente. Tu hai seguito tuo papà e tutte queste imprese, in un certo senso torto collo. Adesso non ricordo l'età di questa specifica della zattera. 6 anni. Sempre sei. Ma un po' più in là, è mai successo che tu gli dicessi di no? E cioè che ci fosse stato un po' di ribellione nei confronti di questo papà così stravagante per certi aspetti? Cioè la tua ribellione si esprime e si è espressa sempre soltanto nella forma dell'ironia? No, non totalmente, nel senso che fino a che sono stata piccola ovviamente l'ho seguito senza troppe discussioni, poi però, infatti ne parlo in alcuni dei capitoli più avanti, quando ci sono state le traversate tra i governi Prodi e Berlusconi, e quindi i relativi traslochi Roma-Milano e poi i trasferimenti in Francia, eccetera. Io lì ho capito che la collocazione spaziale di mio papà sarebbe rapidamente dipesa dalla volatilità dei governi, e da quel momento ho preso la decisione invece di fare pianta stabile a Milano una volta ritornata da Roma e di non voler più fare avanti e indietro. Addirittura mi era stato anche paventato dover andare in Francia a fare un liceo in francese, che era veramente la follia furiosa. Quindi a quel punto sì, ho preso la decisione di non seguirlo più, cosa che non potevo fare quando ci sono stati la maggior parte dei racconti del libro, che più o meno appunto avevo 6-7 anni, ed è stato quando c'è stato il trasferimento del primo incarico di mio papà a Roma, e in quel caso lì non potevo dire di no, ero troppo piccola per dire di no. La zattera è stato appunto, secondo me, la prudezza che più mi ha colpito e dalla quale ho deciso di iniziare, che si fondava su un principio del quale mio padre era fierissimo, e che cioè la casa, quella del mare in Liguria, si scalda solo con la legna che si trova. La legna non la si può comprare. E tra l'altro non si può neanche utilizzare nessun tipo di metodo avanzato per andare a recuperarla o per processarla. Non si potevano usare seghe elettriche o altro, bisognava andare fisicamente a prenderla, tagliarla con le seghe a mano, con l'ascia, e poi riportarla a casa. Ecco, questo era nella migliore delle ipotesi. La zattera astronomica rappresenta la peggiore delle ipotesi, cioè quando questi pezzi di legno erano invece trasportati dal mare e finivano in pezzi di spiaggia, ovviamente irraggiungibili in macchina, perché sennò sarebbe stato troppo facile. E quindi mio papà, assieme a un suo caro amico plasmista, quindi due grandi esperti di costruzione di zattere, neanche un ingegnere c'era, hanno preso questa decisione di elaborare un piano per recuperare questi pezzi che mio padre diceva essere alberi africani, che il mare, le mareggiate avevano portato sulla spiaggia ligure inaccessibile, e quindi ero stata portata al seguito, e il piano era appunto quello di, questi erano dei tronchi grossi, di tagliarli di lunghezza più o meno un metro, avevamo delle corde, legarli insieme, fare una zattera sulla quale poi avremmo dovuto navigare tutti e tre insieme, doppiare la punta che ci separava dalla spiaggia, invece raggiungibile, smontare la zattera, caricare i legni in macchina e farli arrivare a casa. Ecco, questo era il piano, e si vede che niente poteva andare storto. E come prima cosa, costruire una, a parte tagliare i pezzi di legno, la costruzione della zattera, si capisce rapidamente che, a parte il fatto che il legno galleggia, non c'è molto altro che aiuti, e la costruzione a secco o al bagnato non ha funzionato, ed è risultata essere invece una tragica traversata, dove io mi ricordo avere avuto due grossi pezzi di legno attaccati con delle corde, e si è anche fermata la guardia costiera a un certo punto.
Quello è un episodio che non mi sarei voluto perdere. Cosa si saranno detti il militare della Guardia Costiera e tuo padre, che io ho conosciuto bene? Chissà le parole che saranno volate, precise, serie, argomentate a proposito Sì. della cretinata. Esatto, sì, no, perché infatti mio papà stava spiegando all'ufficiale della Guardia Costiera che era sulla vedetta che no, il piano era quello di fare una zattera per trasportare i legni, però non aveva funzionato e quindi con sua figlia e l'amico stavamo portando i legni. Cioè lui ha fatto tutta una spiegazione che ha convinto la Guardia Costiera perché non credo che uno se la potesse inventare, voglio dire, quindi... O meglio, se la fosse inventata sarebbe stata meglio come scusa. E perciò sì, alla fine abbiamo superato anche quella, ma c'è stato anche un altro incontro con la Guardia Costiera quando mio papà aveva deciso di fare una lunga traversata di 6 km, sempre in estate, quando c'erano stati i grandi incendi in Liguria, e quindi i Canadair continuavano a planare in mare. E lui aveva deciso che questo non l'avrebbe certamente fermato, però ovviamente c'erano le pattuglie della Guardia Costiera per evitare che i bagnanti si andassero troppo fuori e quindi venissero portati via dai Canadair, che non deve essere piacevole. E mio papà non si è fatto fermare da questa cosa, ha deciso che io e l'allora addetto al trasferimento tecnologico dell'Agenzia Spaziale Italiana avremmo pedalato su un pedalò per scortarlo ed evitare che così il Canadair lo prendesse. Quello che succedeva al pedalò non era dato sapersi, ma comunque io mi ricordo che all'epoca, quando eravamo lì che pedalavamo, ci chiedevamo cosa sarebbe successo se avessero poi ritrovato un pedalò nelle foreste liguri a un certo punto, sarebbe stato un po' problematico da spiegare. Senti, tornando ancora sulla questione dell'ironia, no? Nella recensione tu hai detto che gli scienziati scherzano sempre. E sono d'accordo con te che l'ironia è molto apprezzata nell'ambiente, però devo dire anche che spesso tende a rivolgersi l'ironia più alle idee e alle teorie dei colleghi che non su se stessi. Il libro di Giulia è molto interessante, secondo me. Vorrei un commento tuo su questo, poi sentiamo anche lei, perché fa vedere in una maniera anche molto, molto divertente, ironica, insomma, quanto spesso nel nostro mestiere, nel nostro lavoro ci sia prosopopea, vanità, no? E quando parla per esempio delle mummie e di una famosa accademia italiana. Adesso tu sei, come noto, del tutto esente da ogni forma di prosopopea, ma in generale. Certamente di accademia, certamente di accademia. Ma devo dire che mi sono confermato, leggendo le righe di Giulia, che in fondo la natura di Nanni era quella di un bambino entusiasta, pieno di idee, intransigente, manicheo, ma vestito in uniforme, perché lui sapeva come fare, e non entro nei particolari perché c'è la figlia, ma insomma certamente non era una persona priva di risorse, di comportamento. Io di scienziati ne ho conosciuti parecchio, parecchi come puoi immaginare, però il primo che ho conosciuto sono io, e io scherzo dalla mattina alla sera. Ma non ora, sempre. Pensate che in un periodo, quando stavo a Napoli, siccome là si dice sempre sì, saluta Massore, sa? Oppure, allora io dicevo agli ospiti inglesi, give my regards to your sister. E loro rimanevano un po' così, ma you know her, ma quando è? Quindi, tanto per dire il livello, io sono un po' atipico. Però di scienziati scherzosi ce ne sono, ne conosco tanti. Il problema è che c'è una soglia, non lo fanno sempre come lo facevo io, ma a un certo momento qualcuno gira un click e loro si sentono
liberi di fare queste cose. Io, ripeto, ne conosco tanti, certo non posso pensare a Giorgio che è la persona più seria che io abbia conosciuto nella mia vita sbulonata, ma poi il difetto dello scienziato, almeno quelli che ho conosciuto, che parla sempre a mezza bocca, senza aprire completamente la bocca. Per cui se tu sei a un millimetro da lui o sei sintonizzato con lui, capisci tutto. Se tu sei un pochino di scosso o lo conosci poco, non capisci assolutamente nulla. Vi potrei citare centinaia di battute di persone, voglio dire anche famose, premi Nobel, perché io ne ho conosciute almeno una ventina, che non capivo mai un accidente quello che dicevano, e loro ci ridevano sopra. E questo devo dire che è un po' demoralizzante. I miei figli non hanno mai voluto saperne di stare insieme a me e ai miei ospiti, e sì che ne ho invitati tanti a casa. Non hanno mai detto una parola d'inglese, quindi sono rimasti, diciamo, fuori da questo. Però immagino se loro avessero vissuto, che avrebbero pensato di una persona stimatissima che per scherzare diceva delle cretinate incredibili. Come Giulia mi fa dire a me nel libro, mi fa dire a me, io mi fido che gli uomini... Eh beh, bravo, ma vedi, lui è una persona seria. Mi fa dire che le donne hanno due cromosoma X, i maschi un cromosoma X e uno Y, e Valeria Marini, ma chi l'ha mai pensato? Valeria Marini deve avere per forza tre cromosomi X. Ho capito questa battuta, ce la spieghi bene? Allora, le donne hanno due cromosomi X, e su questo non c'è niente da fare. I maschi hanno un X e un Y. L'Y è il fattore della mascolinità significativa, diciamo, e comunque questo è l'assetto normale. Ogni tanto ci sono delle anomalie, per esempio 3X, oppure un X e 2Y, tutto quello che sapete pensare. Da un certo punto in poi queste persone sono malate, ma certe volte non sono malate, anche se a noi ci tocca studiarle tutte quante. L'idea che lei ventila è che una che ha 3X è una super femmina o qualcosa del genere. In verità è tutta un'altra storia. Ma che io vada in giro a fare questa battuta, tra l'altro la Marini, povera donna, a me sa anche un pochettino di parte. Mentre l'altra cosa che mi fa dire è sacrosanta, anche se tu fai finta di non capire, che se vedete un gatto di tre colori, non bianco, rosso e verde come la bandiera italiana, ma bianco, nero e grigio, è per forza una femmina. Quello è vero, lo riconosco, non capisco perché l'ho detto, ma non posso negare che sia così. No, il mio scetticismo per i tre colori derivava dal fatto che all'epoca, quando ci siamo incontrati a Venezia, io avevo un gatto di tre colori, un gatto maschio con tre colori, e mio papà sosteneva che non fosse possibile. Non faccio commenti. chissà che gli aveva fatto tuo padre. E quindi mio papà citava e aveva tirato in causa te per dire che non era possibile, però io non mi sono mai fidata perché il mio gatto grigino aveva tre colori e non c'è verso, quindi succede a volte. Parliamo ancora di tuo papà e Giulia. Io, non, a differenza di Dado, come sai, non l'ho conosciuto di persona, non l'ho mai incontrato, ma l'idea che mi sono fatta leggendo il libro è che lui fosse una persona molto fisica, non nel senso del fisico del mestiere,
ma molto attratto da tutte le attività di tipo sportivo, di tipo fisico, eccetera. Allora, tu sai che io sospetto che questa idea la condivido con Dado, invece sono dell'idea che lo sport faccia male, faccia malissimo. Però è interessante perché ho notato che gli scienziati si polarizzano su questa questione, cioè tutti i colleghi che ho incontrato sono o dei pantofolai incredibili come me, oppure dei super sportivi, esageratamente sportivi. E quindi volevo un commento da tutti e due su questa mia. Gli scienziati si polarizzano su molte cose. Vero. Sì, no, sicuramente è vero e devo dire che mio papà polarizzava anche gli altri, cioè non era solo polarizzato, ma era anche polarizzante, nel senso che molto spesso coinvolgeva altri nelle sue avventure estremamente fisiche, appunto, come il caso di alcune persone che credo non poi infatti venivano solo una volta in vacanza da noi perché poi non tornavano più, giustamente, venivano coinvolti in traversate lunghissime oppure in corse o biciclettate e quindi sicuramente è vero e anche quelli meno sportivi riusciva sempre a coinvolgerli in qualcosa, per esempio quelli che proprio non volevano andare in giro li metteva a badare al cinghiale sullo spiedo, per esempio, quindi lui riusciva sempre a far fare qualcosa agli ospiti anche se questi non volevano, quindi sì, era oltre ad essere polarizzato era molto polarizzante anche sugli altri. Mia moglie si ricorda di te, come faccia, non lo so perché eri una bambina, ma si ricorda di te per una cosa che ora non mi ricordo, ma lei lo sa. E quella che tu ricordi fu una festa bellissima a casa di Marino Golinelli sul Canal Grande. Fu veramente una festa alla quale gli scienziati di solito partecipano molto di rado, ma in questo caso è stata, in fondo è anche un modo per esaltare certi aspetti dell'Italia che sono unici. Una casa sul canale grande di Venezia è un po' particolare. Senti Giulia, mano a mano che procede la trasmissione io cerco di andare sempre più sul privato. Allora, siccome a un certo momento tu descrivi questa attività di stare sdraiati, guardare il cielo stellato e riconoscere e discriminare i satelliti dalle altre cose, la domanda che mi sono posto leggendo è: ti è mai capitato di avere corteggiatori che hanno cercato di stupirti con la loro erudizione sul cielo stellato? E con quante probabilità di successo eventuali? E la domanda però è di ordine più generale, e cioè, trovi che gli scienziati siano sexy? Stai attenta a come rispondi, perché ce ne sono, beh, due esagerati, uno e mezzo qua, uno è Dado, mezzo sono io. E giro la domanda anche a Dado, naturalmente, cioè, Dado, tu trovi che gli scienziati, o le scienziate, non importa, siano sexy? E la domanda è più seria di quello che sembra, perché un editore importante recentemente ha detto, beh, il mio editore tra l'altro, che gli scienziati sono di fatto i filosofi di oggi e in questo senso sono sexy. Giulia. Sì, dunque. Per quanto riguarda il cielo stellato, io sono stata esposta al cielo stellato e alle stelle di neutroni e lampi gamma vastamente troppo piccola e dico sempre che ci sono caduta dentro come Obelix nella pozione magica di Panoramix, quindi su di me esercitano veramente, veramente poco fascino ed per quanto sia vero che i corteggiatori hanno provato ad affascinarmi con le costellazioni, peraltro sbagliandole anche, che è un'altra cosa che almeno le avessero dette giuste, ma no, e quindi no, non è in generale una cosa di grande successo con me, anche perché oltretutto poi io ho perso molto rapidamente il fascino delle stelle cadenti, che in realtà è la cosa più comune che si osserva nel cielo estivo, e ho sempre avuto più attrazione per quello che mi aveva appunto insegnato mio papà, che erano i satelliti, e come trovarli in cielo, che in realtà è molto più difficile.
e diventa un'attività, diciamo, che secondo me è anche più divertente perché diventa un po' una caccia e quindi si possono coinvolgere anche altre persone, mentre invece stare romanticamente a guardare il cielo per una stella cadente è sempre un po' una perdita di tempo perché non sai quante ce ne saranno, dove saranno, puoi esprimere un desiderio, eccetera. Quindi quello lì, sì, il fascino romantico del cielo stellato su di me è andato abbastanza perso rapidamente. Ma invece ovviamente gli scienziati sono molto sexy. Bene. Quando Quando ho letto quella parte degli osservatori del cielo, ho sofferto per te, perché non c'è niente di peggio che dover fare con entusiasmo una cosa che non ti entusiasma, con gente che, come nel caso dei tuoi genitori, certamente ti stava a sentire. Voglio dire una cosa però, perché io sono stato un grande appassionato di astronomia osservativa quando ero ragazzo. Una cosa che non osserva nessuno, ma che mi sembra fondamentale. Le costellazioni non esistono. Le costellazioni sono un'illusione per il fatto che noi, come le vediamo, le raggruppiamo le stelle in una certa maniera e diciamo che è una costellazione. Ma nella stessa costellazione ci possono essere stelle che stanno lontanissime e stelle che stanno vicine. Perché lo dico? Perché noi spesso usiamo le cose come ce l'hanno date senza rifletterci, cioè le costellazioni saranno belle, saranno divertenti, saranno utili soprattutto se puoi navigare. Io le conoscevo quasi tutte, ma sono fasulle. Le costellazioni non esistono. Dice, ma che lo dice a fare questo? Lo dico perché il mio ruolo ormai in questo mondo è di rompere le scatole, che nel caso specifico vuol dire fare riflettere. Odio un po' la parola sexy, perché è un po' ridicola, un po' svampita, un po' fumettosa. E poi le donne non trovano gli uomini sexy, li trovano buoni, soprattutto quando sono vecchie e dicono le cose come stanno. Fanno le lodi più incredibili degli attori. Mia moglie mi fa impazzire, quello gli piace, quell'altro gli piace, con quello sarebbe volentieri andata a fare una passeggiata in compagnia bella. Quindi le donne in realtà hanno una visione molto dell'attrazione più che sexy. Però, come hai detto tu, subiscono il fascino della persona intellettuale. Non me lo sono mai spiegato, anche perché nella mia idea gli intellettuali sono insopportabili, sono buoni a nulla, sono cavillosi, sono incapaci di cavarsela. Però avere una certa nomea, avere una certa idea di essere intelligente certamente aiuta. Io, ripeto, ne ho conosciuti tanti. Se dovessi giudicare io di persone prestanti, ne ho conosciute 5 o 6, ma non devo giudicare io perché quando io giudico le donne faccio gli stessi errori che fanno le donne quando giudicano gli uomini. Quindi per me lo scienziato è diverso, è particolare. Non capisco perché tu abbia messo in mezzo la parola sexy se non per guarire certe tue ferite, perché io no, altrimenti non lo capisco. Ma non è vero, Giorgio ha tantissime ammiratrici, non ti preoccupare. Guarda, io lo conosco da prima di te, quindi, e poi a me mi turba, non ci posso fare niente. Perché quando ride e apre un pochino gli occhi, c'ha degli occhi bellissimi, che però tiene sempre nella custodia. Quindi lui c'ha il suo fascino. Sì,
Bene, parliamo di argomenti più interessanti. Dicevamo all'inizio che il libro è dedicato principalmente al papà per ovvie ragioni, ma in realtà tu hai avuto una doppia fortuna, una doppia sfortuna, a seconda dei punti di vista, che anche tua mamma è uno scienziato. Mi chiedevo tuttavia se tua mamma sia stata un po' più mamma, diciamo così, cioè se sia stata più presente da questo punto di vista e meno, diciamo così, scienziata nella vita domestica. E poi volevo anche che mi dicessi qualche cosa su un argomento di cui non so niente, ma perché mi piace la parola, e cioè Gemminga, che sono sicuro non pronuncio bene alla milanese. Sì, dunque, sicuramente diciamo che mio papà, soprattutto quando io ero dell'età di cui scrivo nel libro, era sempre molto in giro ed era sempre molto spesso anche coinvolto in impegni internazionali ed era un po' più lui, mia mamma anche lei viaggiava molto, però era forse un po' più lui a viaggiare e per quanto entrambi siano andati un po' in giro per tutto il mondo e mi abbiano facilmente anche piantata a casa per fare osservazioni in Cile quando ero piccolissima e cose belle di questo tipo, ma devo dire che forse sì, mia mamma è stata un pochino più presente, però per esempio lei nella caccia ai satelliti non era per niente brava e non lo è ancora adesso, infatti lei bara spudoratamente, non so se ne parlerà perché so che lei parlerà anche di satelliti qui alla Festa della Scienza di Foligno domani, non so se lo dirà o lo ammetterà, ma lei utilizzava una applicazione per iPad per trovare i satelliti, quindi non era ugualmente brava come cacciatrice. E quindi sì, forse la mamma è stata un po' più presente e ogni tanto infatti anche nel libro compare e scompare un po' sullo sfondo di tutti gli eventi, cercavo ogni tanto di salvarmi dalle follie del papà, però entrambi quando sono nata io, più o meno nel 90, avevano scoperto, erano nella fase di scoperta di questa stella di neutroni che era vicina alla costellazione dei Gemelli, da lì Gemini, e che però emetteva il raggio gamma e che sembrava non esserci. Tutta una lunga storia di come riuscire ad osservarla, lunghissime conferenze e presentazioni sulla questione, e poi alla fine la decisione di chiamarla Gemminga dal milanese, fondamentalmente la stella che non c'è, quando si dice Gemminga in milanese, quando qualcosa non c'è. E da lì era nato un po' il nome, e poi è andato avanti a lungo, ci sono stati poi grandi feste quando erano riusciti ad osservarla, e perciò mi è rimasta molto impressa, soprattutto perché mi è stato raccontato dopo, ho rischiato di chiamarmi Gemminga in onore della stella di neutroni che avevano scoperto più o meno quando sono nata, che non sarebbe stato un gran nome, ma comunque, quindi ho corso anche questo rischio con la stella di neutroni. Voglio dire una cosa che Giulia probabilmente non sa. Qualche anno fa, 4-5, ci trovammo d'estate ad un festival nelle Marche e la sera non avevamo molto da fare e facemmo delle passeggiate, tua madre, mia moglie ed io. E tua madre, non so perché, anche perché a me non me ne fregava niente, fece tutto un enorme racconto di una figlia, io tra l'altro non ti conoscevo, che pur essendo, diciamo, una ragazza moderna, avrebbe fatto di lì a poco un matrimonio molto tradizionale in Sicilia. Ecco, mi è rimasto impresso perché, primo, perché una mamma racconta una cosa del genere a gente che praticamente non conosce. E poi quando ti ho visto, quando ho letto il libro, ho detto: ma è mai possibile che questa ragazza sia quella di cui parlava la mamma? Se è così, bene per te, perché giochi su due piani, giochi su un piano scherzoso e diciamo modernista e su un piano più sostanzioso. Ma l'hai portato in Inghilterra questo signore?
Il siciliano, sì, è Edimburgo. Brava, brava. Giulia sostiene che le battute dei fisici teorici sono spesso penose, che mancano di senso dell'umorismo, e mi ha fatto venire in mente, e racconta varie altre cose, diciamo così, che fanno parte un pochino forse anche dello stereotipo dei fisici teorici. Mi è venuto in mente che quando ero a Trieste, e Dado forse lo ricorderà, girava questa idea a proposito dei fisici teorici dell'assist, cioè che fossero tutti sposati con delle psicoanaliste per ovvie ragioni. In realtà credo fosse soltanto un caso, per la verità. Però comunque, insomma, se ci vuoi dire qualche cosa della bizzarria dei fisici teorici, Giulia, e anche tu, Dado, sarebbe interessante saperne di più. Ah, i fisici teorici, io ho avuto la sfortuna di incontrarne troppi, sono tutti molto noiosi in generale, e ogni tanto cercano di riscattarsi con battute che non fanno ridere, quindi io cerco, cioè, ho cercato anche alcuni di farmeli stare simpatici, in realtà ne salvo solo uno, a cui dedico infatti un capitolo. Che era ed è un omonimo di mio papà, che pur essendo un fisico teorico, in realtà poi era anche un fisico delle particelle, quindi marginalmente più simpatico, soprattutto era stato coinvolto durante tutta la sua vita in assurde storie, che da Land Rover che erano state murate vive, a altre situazioni nei peggiori bar di Campobasso, e quindi quella lì lo riscattava un po' perché era divertente come persona. Però, appunto, quando tu ti ritrovi uno davanti che ti dice, ti racconta una barzelletta, il contadino ha la mucca che non produce più latte, quindi cosa fa? Va da un fisico teorico, ma perché era un veterinario, ma comunque va da un fisico teorico. Il fisico teorico ci pensa perché la maggior parte del loro tempo per i fisici teorici si deve pensare, e poi torna dicendo: la soluzione l'ho pensata, però c'è un'approssimazione, parte da una mucca sferica nel vuoto, e qui bisogna ridere. Cioè, no, non lo so, come hanno avuto sempre molto poco successo quel tipo di battute, e quindi sì, non stento a credere che ci possa essere un legame con la psicanalisi. Ma io non ho mai distinto i fisici teorici dagli altri, anche perché io sì, sono un fisico e ho conosciuto fisici sia all'inizio della mia carriera sia alla fine. Però io sono un biologo, quindi nei congressi in giro per il mondo ero sempre circondato da biologi che sono molto diversi dai fisici. Tra l'altro ieri Giorgio e Pier Giorgio, bella coppia, hanno ricordato che tra i fisici e i matematici c'è una certa percentuale di credenti, mentre invece tra i biologi, e io lo posso dimostrare, ce n'è proprio poco, quindi per dire che c'è proprio una differenza profonda. Quindi io non ho questa dovizia di fisici davanti agli occhi e men che meno di fisici teorici, però non faccio nessuna fatica a immaginare un fisico teorico che fa delle battute raccapriccianti, perché io ne ho conosciute di persone che fanno delle battute raccapriccianti. Il problema è che se le ridono, capito? Quindi Sì. tu non puoi nemmeno fare il distratto, fischiettare. Se ne ridono, come dire, ognuno si diverte come può. Certo, l'ideale sarebbe che una persona, oltre ad avere la testa per pensare a certe cose, ce l'avesse anche per instaurare un rapporto, ma non in maniera coatta. Ecco, l'impressione è che certi scienziati vogliono instaurare un rapporto in maniera coatta, cioè tu lo devi per forza stare a sentire e devi interagire. Ma se io c'ho voglia interagisco, se non c'ho voglia non interagisco. E quindi io non direi che lo scienziato è una figura umana a parte, nemmeno il fisico, però avendoli conosciuti, uno ogni tanto se li ricorda e ci fa qualche risolino sopra.
a volte non sono risolini, ma sono, la cosa principale è che sono presuntuosi. Sì. Il fisico è presuntuoso. Il fisico va dal biologo e dice: spiegami qual è il problema. Se me lo spieghi bene, io te lo risolvo. Ma come? Dopo tanti anni che io faccio questo mestiere, arrivi tu e mi dici: ti spiego tutto. Ecco, quello secondo me è l'aspetto un pochino più disdicevole e anche fastidioso, quello di aver già capito tutto e voi, poveri biologi, buttati là a faticare. No, io ho fatto qualche tempo fa e rifaccio domani un dibattito con un fisico del Gran Sasso, proprio in questo seminario. Lui è un fisico di hard e interroga me su come può essere nata la vita e come può essere successo. L'abbiamo già fatto questo incontro, ma siccome a lui gli è piaciuto, lo replichiamo. Ecco, quello, se uno lo ha voglia di sentirlo, dà proprio l'idea del rapporto tra fisici e biologi, perché il fisico sa tutto, è indaffarato, quindi non te lo può spiegare, però se tu ti comporti bene, lui poi ti spiega tutto. Senti Giulio, un'altra categoria di persone su cui rivolgi la tua ironia, mi dicono tra l'altro nei commenti di ricordare il nome, il titolo del libro, cosa che faccio volentieri, eccolo qua, La zattera astronomica, Baldini e Castoldi. L'altra categoria è quella degli astronauti, che non ti sono praticamente simpatici, però almeno uno di loro ti ha insegnato una cosa utile, interessante, sì. Però adesso vorrei vedere se davvero la sai fare. Sì. Cioè, per piacere, prova a muovere gli indici, uno in direzione oraria e l'altro in direzione antioraria. Ecco qua. Ma mi viene male. È l'unica cosa che mi ha mai insegnato un astronauta. rifalla un po'. Che delizia, non sulla faccenda della pipì, no? Rifalla un po'. Rifallo un po' di slow. Bisogna mettere i due indici uno di fronte all'altro e poi farli girare uno in senso orario e l'altro. Mi viene una cosa. Sì, voglio dire, il grosso problema degli astronauti è che si vantano e se la tirano tantissimo e soprattutto ritengono che la loro vita, qualunque aspetto della loro vita, siccome sono degli astronauti, sia o debba essere per te interessante. E quindi la mia esperienza oltretutto è stata quella, a parte gli astronauti che ho incontrato, appunto questo che mi ha insegnato questo giochetto è un astronauta americano, e tra l'altro l'ho incontrato quando ero piccola, quindi non parlavo tantissimo inglese ed è forse per questo che lui ha interagito con me in questo modo, ma poi mi ha anche regalato tantissimi distintivi, era in generale una persona, diciamo, un po' più divertente dal mio punto di vista. Quelli italiani che invece ho incontrato, in particolare uno che mi sono trovata a tradimento a colazione senza neanche saperlo, hanno questa mania di volerti raccontare come fanno a fare la pipì. Io non lo so perché ci sia questa cosa qui, ma a te, voglio... A te. Sì, vogliono a tutti i costi informarti su come loro facciano la pipì sulla stazione spaziale. Ed è una cosa che tutti gli astronauti che ho conosciuto hanno questo bisogno di condividere col mondo. Io non l'ho mai capita, questa cosa, e oltretutto si aspettano che, siccome loro sono degli astronauti, tu debba per forza essere interessata, ovviamente, alla loro pipì. E a un certo punto, però, poi, se tu guardi quello che loro condividono sui social, perché sono sempre molto attivi sui social, così vedi che condividono foto ovviamente della Terra, perché tutto quello che fanno è girarci intorno sulla stazione spaziale, non è che fanno molto altro, e poi fanno la pizza sulla stazione spaziale, qui ci sono video di loro che preparano la pizza, oppure ciucciano il caffè, cose di questo tipo. Quindi in realtà sono sempre cose un po', non lo so, io le ho sempre trovate un po' irrilevanti, non ho mai realmente capito la ragione d'essere, anche perché si vendono come grandi conquistatori, cosa che non ho mai visto, non ho mai capito. Un astronauta è un misto
di uno scienziato e di un marinaio e di un avventuriero. Quindi non faccio fatica, a parte che ne ho conosciuti due o tre anch'io, sono talmente alti che non riesco nemmeno a sentire quello che dicono. Però non faccio fatica a pensare che ci abbiano un'impostazione, appunto come dici tu, quello che dicono deve essere interessante per forza. E, sì. Stamani sulla rete ho beccato un filmato meraviglioso del giro della ISS sulla Terra, che proprio lascia senza fiato, quindi cose interessanti, ma non è che merito loro di questo, il merito della Terra che gira e del collettivo umano che è riuscito a costruire cose incredibili come il telescopio Hubble o la stazione spaziale. Senti, Giulia e anche Dado, dal libro si intuisce la grande passione di Giovanni Bignami per la cucina e il lettore potrà leggere cose gustose su questo, però quello che volevo chiedere a voi è se questa passione la condividete, e tu Giulia e tu Dado siete cuochi provetti, vi piace operare in cucina o solo gustarne i prodotti? No, io essendo poi anche, avendo avuto una formazione chimica, seguendo le ricette così, riesco abbastanza bene e quindi sì, non è che abbia proprio la passione per la cucina, questo forse è un po' eccessivo, però so mettermi in cucina a cucinare e so fare anche alcune ricette elaborate di torte soprattutto, però alcune delle ricette che so fare sono quelle che mi ha insegnato mio papà, ci sono in particolare la lepre dell'Hindu Kush è uno dei miei piatti forti, questo senza alcun dubbio, e poi però le pesche Molotov sono quelle più scenografiche e che di solito però io consiglio di fare all'aperto, per evitare di incendiare mezza casa, però sono quelle che mi sono più rimaste impresse e che in realtà sono delle semplici pesche flambé, a proprio volere andare a vedere, però sono molto più divertenti se appunto come faceva mio papà te le spiega un po' come se stesse preparando delle Molotov. Ora, come facesse mio papà a sapere come si preparano le Molotov è un discorso che è meglio forse non aprire, però il punto era che per me erano cose divertenti e venivano rese anche molto avventurose. Ma io ho un rapporto molto consistente col cibo, come si può anche capire dal mio aspetto e dal mio modo di deambulare. Quindi mangiare mi piace, gustare mi piace. Quando ero giovane cucinavo e ho cucinato fin tanto che mia moglie, dopo circa 6-7 anni di convivenza, mi ha cacciato dalla cucina. Il motivo è sempre lo stesso: voi uomini sporcate troppe cose, poi a noi tocca pulire. Quindi di fatto mia moglie mi ha estromesso dalla cucina. L'ultima cosa che ho fatto, ma tanti anni fa, è stata un'anas all'arancia, che secondo me era buonissima, è stata riconosciuta buonissima, ma avevo sporcato troppe cose. Quindi io sono molto interessato a cucinare. Tra l'altro in questo momento a Napoli c'è un gruppo di professori in cucina in cantina che mostrano delle foto di piatti meravigliose. È meglio che non guardi, mi metto così perché se no è. Quindi la cucina è una cosa importante. Quello che mi ricordo che una volta disse qualcuno, che lì per lì presi per sorto, uno scienziato per forza deve essere bravo in cucina. Non ho capito perché, ma nel caso mio ci stava questa cosa. Devo dire che mia moglie è talmente brava che l'avermi estromesso dalla cucina non mi ha danneggiato per niente, ma insomma ogni tanto qualche pastrocchio lo farei volentieri anch'io, soprattutto di primi piatti, che sono
la sostanza della mia vita, mentre le dolci mi piacciono poco. Ecco, io pastasciutte ne fo di tutti i tipi, e una volta, prima che mia moglie pigliasse il timone, feci in una festa per i miei collaboratori del laboratorio di Napoli una cena fatta tutta a crostini, croschini di diversi tipi, di cinque tipi, ma tutto a crostini e tutto fatto da me. Quelli se lo ricordano, quando mia moglie lo sente dice no, non è possibile, non è vero. Come quando io dico che sciavo, lei dice ma no, tu sciavi, tu ruzzolavi sulla neve, come fai a sciare? È una diceria. Sentite, vi leggo qualcuna delle domande che sono arrivate, domande e commenti. Per esempio, un signore o una signora, non lo so, dice buon pomeriggio, potranno un giorno le abitazioni essere tutte dotate di panoramica sul cielo? Credo che tutti abbiano il diritto di addormentarsi sotto le stelle. E notate la risposta che viene subito dopo, e vi chiedo di indovinare chi potrebbe averla scritta, che dice, ma no Ross, è terribile il cielo. Non è difficile indovinare chi ha scritto quella risposta. Credo anch'io, il nostro comune amico Massimiliano Parente, probabilmente. È un po' sospetto, sì. Ah, lo conoscete bene. Lo conosciamo bene, sì. Senti, nel libro appare evidente che tu hai una passione per i gatti, piuttosto che per i cani. Era condivisa in famiglia o c'era dibattito su questo? No, e su questo era assolutamente, erano tutti, ma in realtà erano tutti gattari nel senso che sono stata io a convincerli quando ero molto piccola, 4-5 anni credo, io ho trovato una gattina nel cortile dell'Istituto Nazionale di Astrofisica che all'epoca era molto più selvaggio di come è adesso. E avevo trovato questa gattina, anche lei piccolina, e ho deciso che l'avrei portata a casa, e in questo mio papà mi ha supportato molto di più, perché è stato mio papà a convincere mia mamma che l'avremmo portata a casa, e quella è stata la prima gatta, Camilla, che poi durante tutti i vari capitoli, quando si procede nelle traversate e nei traslochi, racconto che ha poi fatto tre gattini, e da lì poi ho avuto anche il famoso gatto grigino che abbiamo ottenuto, e poi dopo di loro c'è stata e c'è ancora adesso Amelia, che credo che faccia costanti apparizioni nella presentazione di mia mamma. Io la invidio molto perché vorrei avere molto Amelia anche io nelle mie presentazioni. E quindi sì, no, c'è stata una assoluta egemonia di gatti. C'è una domanda più tecnica che vi giro pari pari, dice si può paragonare a livello di luminosità visibile a occhio nudo un flare satellitare notturno a una esplosione stellare? Questo può rispondere solo Giulia. Ma diciamo che l'unica luminosità intensa che si riesce a vedere dai satelliti succede quando passa la stazione spaziale. Quella lì fa veramente impressione, se non la si è mai vista fa veramente impressione, perché è veramente molto più luminosa di qualsiasi altra stella normale, diciamo, che si vede in cielo. Per intenderci, ha più o meno la luminosità della stella cadente all'ultimo stadio, quando proprio si vede l'abbaglio finale di quando poi scompare, e quindi quella lì, dopodiché l'esplosione stellare a occhio nudo io non penso che sia possibile, o meglio preferirei non vedere, mettiamola così, però sicuramente la luminosità più intensa che ho visto in un satellite, che dipende ovviamente proporzionale ai pannelli solari, perché è quello che determina la luce che si vede, il riflesso del sole sui pannelli solari, è quella della stazione spaziale. Perché sono tantissimi pannelli solari, quando passano giusti, il momento giusto, nell'orientazione giusta, quindi non sempre, ma quando passa si vede ed è veramente bellissima, quello sì. Dunque, una domanda che forse potrei girare a Dado, potrei rispondere anch'io, ma dice qual è lo stile del libro? Il libro, vi ricordo, è appunto La Zattera Astronomica. E che cosa lo distingue da altri libri? Ma io lo chiamerei un libro di umorismo inglese, mi ha ricordato molto quel
quei libri di Tre uomini in barca, Una donna a piedi, perché c'ha il garbo e l'ironia, ma sono sempre trattenuti, non sono mai sguaiati e sono piuttosto puntuali e precisi. Quindi per chi lo vuole leggere, si deve preparare a leggere una cosa leggera, divertente, ma sulla quale volendo si può anche pensare. Certo. Questa domanda non so per chi sia, ma io ve la giro in ogni caso. Dice: potremmo forse trovare un giorno una mente umana capace di fornire i dati, le coordinate e tutte le informazioni riguardanti Dio o chi per esso? Questo è malato, ma questo ha fatto diverse domande anche ieri quando c'eravate tu. Ah, ok. Secondo me non le pensa, secondo me se le inventa per fare scena. Ma come le coordinate le informazioni riguardanti Dio? Ammesso che Dio ci fosse e che abbia delle coordinate, non credo che sarà tanto facile che noi riusciamo a conoscerla. Un amico mio diceva che la cosa che gli sarebbe piaciuta è dare un'occhiata alle carte di Dio. In realtà lo diceva Einstein, ma lo ripeteva a Trieste anche Gherardi, che era un altro spirito di patata, ma di fisico teorico simpaticissimo, e non mi viene in mente nient'altro sull'argomento, ci deve essere qualcosa che non va dentro di me, oppure lei che mi guarda, ho l'impressione che mi guardi come guardava suo padre, e allora la cosa mi terrorizza, dico chissà che scrive poi da qualche parte. No, l'idea delle coordinate di Dio mi ha molto sorpreso, l'idea che Dio esiste e abbia delle coordinate, mi ha molto Beh, sorpreso come concetto. potrebbe esserci il principio di indeterminazione No, e quindi infatti. Dio non ha le coordinate, ha le scoordinate, È il che scoordinato. è una battuta di cattivo gusto. Giulia, perché ti piacciono o ti piacevano, non so se vale ancora, i calamari giganti? Io suppongo questo non ha a che fare con la cucina. Che poi No, adesso ma è stata una. come sei finita poi a fare chimica inorganica, data, diciamo così, la tradizione in un'altra disciplina familiare. No, vabbè, che io facessi astronomia era fuori discussione, voglio dire, non siamo d'accordo su questo e oltretutto poi non, mio padre aveva avuto questa brillante idea di aggiungere all'epoca una diapositiva alle sue presentazioni, in cui, poco dopo che ero nata, in cui mi faceva vedere al pubblico appena nata, tutta nuda, con ancora il cerotto del cordone ombelicale, quindi praticamente la comunità scientifica mi ha visto fin da subito tutta nuda, quindi cioè, non era possibile che dopo un esordio del genere io potessi fare l'astrofisica, saremmo d'accordo. E dunque, no, ho avuto una grande passione per i dinosauri, trascinando i miei genitori alla ricerca di fossili e di impronte di dinosauri in giro, ma anche in Francia, insomma, sempre su quel tema lì. Poi sono passata invece alla biologia marina. Però mi affascinavano i mostri degli abissi e quindi tra questi i calamari giganti perché mi sembravano i più fascinosi. Poi ho avuto alterne vicende, volevo fare la spia e poi però ho concluso sulla chimica inorganica. Non è un percorso molto lineare, mi rendo Ma tu non sei molto lineare globalmente. Devo dire che in biologia, soprattutto in genetica, capita spesso che a qualche papà o a qualche mamma venga voglia di mettere una diapositiva sul figlio o sulla figlia, è inevitabile il commento: questo è il migliore esperimento che io abbia condotto nella sua vita. Devi ridere. Ma ti viene una pena infinita di chi non sa,
proprio altro che fare. Devo dire, ne ho visti diversi di bambini. Non ti preoccupare che ti hanno visto nuda. Tanto oggi sei completamente diversa da allora. Anzi, poteva essere anche un'altra persona. Nessuno lo riconoscerebbe. Va bene, abbiamo oltrepassato il confine dell'ora che ci avevano destinato, però c'è un'ultima domanda che volevo farti, Giulia, ed è ovviamente a questo punto se ci stai preparando qualcosa per il futuro, se la tua carriera di scrittrice si ferma qui, è estemporanea, oppure in realtà hai intenzione di perseverare? Proverò a perseverare, vedremo come andrà. Sì, ho in mente un nuovo romanzo e quindi vedremo come andrà, ci proverò. La domanda parallela per Dado, perché sono anni che aspettiamo il suo romanzo, che ci ha ventilato in varie occasioni, o almeno a me l'ha La menzionato. parola ventilata non mi sembra appropriata, forse volevi dire che avevo annunciato. Io un romanzo non l'ho mai scritto e penso che non lo scriverò, anche perché ormai, diciamo, è passato tanto tempo da quando ero nudo con le fasce. Però, se uno legge la mia autobiografia, che cos'è se non un romanzo? Oppure l'ultima cosa che ho scritto, Essere vivi e basta, che è l'autobiografia degli infelicissimi ultimi 3 anni, di fatto è un romanzo. Quello che mi spaventa di scrivere un romanzo è la trama e ricordarsi che cosa ha fatto un personaggio e cosa ne ha fatto un altro. Quando leggo la Divina Commedia mi chiedo, quel brav'uomo di Dante come faceva senza registratori, senza computer, senza biblioteche, senza mezzi di riproduzione a ricordare, senza contraddirsi? Secondo me è una cosa veramente sovrumana. Come fa a scrivere tutte quelle cose senza che uno pignolo come un dantista non dica: ah, guarda, là di questo avevi detto questo ed è in contraddizione. Come fa? Non lo so, ma io non sono Dante comunque, e quindi fermo restando che non so ancora cosa farò da grande, però in questo momento quello che io faccio ad altissima velocità è scrivere aforismi che non vi cito per pietà, ma sono arrivato a 13.000 e a fine anno li pubblicherò tutti. Oh, beh, sì, li vediamo spesso su io Su almeno Twitter. Twitter, sì. Twitter, sì. Quindi Molto. sono quelli castigati che dimostrano. Ah. È perché c'è gente come Giorgio che li legge e ci posso mica mettere le cose a doppi sensi o Infatti. sconsumate. Certo. No, non sono No, cose per un monaco come me. poi Giorgio si impressiona. Mi impressiono. No, no, non si impressiona, ma fa finta. Va bene, allora vi ringrazio moltissimo della partecipazione e del piacevolissimo pomeriggio che abbiamo passato assieme. Approfitto per ricordare ancora il titolo del libro e per annunciare appunto che a breve forse avremo un seguito. E siamo tutti molto curiosi di vedere che cosa scriverà in futuro Giulia, così come siamo curiosi di vedere la raccolta dei 15.000 probabilmente, il libro lo scrivi sui 15.000 o vai oltre? 13, 13. 13, ok. Porta 13.000. fortuna. Grazie mille Giulia, grazie mille Dado. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie.